Il successivo contributo si sposta un po' verso la parte più professionale del professore Cerchi. Infatti abbiamo due contributi, uno dell'ingegner Macchi e l'altro dell'ingegner Sabbio. Il primo è il contributo dell'ingegner Macchi, che chiedo di avvicinarsi, e che diciamo, noi conosciamo soprattutto per quella pubblicazione bellissima sulla... il titolo è molto lungo, quindi io la sintetizzo: la galleria ferroviaria Nocera-Salerno. Diciamo, io penso che se si va a scrutare nelle nostre presentazioni universitarie si trova sempre questa qui come esempio di cose da guardare con attenzione. Infatti, se si guarda nelle mie presentazioni c'è sempre questa galleria Nocera-Salerno. Ed infatti l'ingegnere Macchi ha con sé una copia di questa. Questo. Non solo, ma questo poi è particolare perché questo poi è memoria e note, no? Sì, Quindi memoria questa è e note. memoria e note Sentite dell'Istituto di bene? Geologia Applicata. Dunque, sono lietissimo di essere qua e ringrazio della... Sì. È già la prima. Dunque, io ho conosciuto il professor Celico, il geometra Celico, nei primi anni 70, in occasione proprio della Galleria Santa Lucia. La Galleria Santa Lucia ha portato delle vendute d'acqua assolutamente eccezionali. Stiamo parlando di punte 2.000 litri di acqua al secondo. Che una costruzione di una galleria è un fatto assolutamente eclatante e diciamo un po' unico nelle gallerie in costruzione ancora oggi. Quindi la galleria, intanto gli argomenti che ho affrontato con Pietro sono stati sostanzialmente tre: la galleria ferroviaria Santa Lucia di Salerno non c'era. Poi le opere acquedottistiche legate allo sfruttamento dell'acqua della galleria e poi le osservazioni a seguito del terremoto, che è stato un fatto drammatico, ma scientificamente di un grandissimo interesse. Quindi incomincerò dalla galleria Santa Lucia, anzi, incomincerò prima di tutto dal mostrarvi la famosa carta idrogeologica della campagna meridionale, dove si vedono diciamo, i flussi delle acque, anzi vado sulla successiva, i flussi delle acque con quelle frecce blu. Quelle frecce blu hanno cambiato direzione a seguito della galleria ferroviaria, che è quella asta nera che si vede riportata in figura. Il flusso dell'acqua nella galleria ha cambiato regime di tutta la zona idrogeologica che va dall'Irno fino alla valle di Nocera, di Cava dei Tirreni e alla piana di Nocera, con diciamo, la possibilità di studiare tutto il pacco idrogeologico di questa zona, nei vari aspetti. Adesso vedremo le formazioni interessanti, molto articolate. Questo come premessa. Poi, tornando indietro, se è andato indietro, non è andato indietro, e quindi non vado indietro, la carta più ampia di prima, no? Ah no, andava già di lì. Invece ha avuto un contributo a seguito del terremoto, in quanto abbiamo anche un sopralluogo. E dalle osservazioni del comportamento dei sorgenti abbiamo potuto investigare tutta la zona interessata dall'isosisma 7, cioè la zona che va dall'Irpinia a Salernitano, al Nocerino, eccetera, in base alle osservazioni pre-terremoto e post-terremoto. Avevamo la fortuna di avere la registrazione meccanizzata delle acque fluenti, per motivi vari, anche motivi diciamo fiscali, nei confronti del mungimento delle acque, atteso che avevamo 2.000 kW installati per pompare l'acqua.
Allora bisogna adesso scendere al fatto concreto. La galleria ferroviaria Santa Lucia è una galleria di 10 km 265 metri, che allora era l'ottava galleria ferroviaria del mondo. Stiamo parlando del 1965-66, quando è iniziata. Quindi io 50 anni fa quest'anno sono andato a Salerno, anzi l'anno scorso sono andato a Salerno come direttore di cantiere di questa galleria e anche progettista, mentre nel 76, esattamente 40 anni fa, è passato il treno e la galleria è sana e funzionante, a Dio piacendo. La galleria praticamente attraversa la sezione che lì voi vedete, a sinistra c'è Salerno, a destra c'è Nocera. L'imbasamento di scisti argillosi che sono venuti alla luce come finestra geologica, perché non si sapeva che lì c'erano scisti argillosi. Molto laminati, molto, molto tormentati, in quanto frutto per questa dinamica dello scorrimento delle zolle tra la zolla adriatica, no? Che si immerge sotto la zolla tirrenica, di qui poi tutta, anche credo di non sbagliare più di tanto in mezzo a questo consesso così importante, nel dire che poi affiora in quello che è le zone di matera, quelle zone lì, di queste argille, o mi sbaglio, non lo so. Credo comunque, diciamo, esteticamente molto, molto interessante, no? Perché ci si riporta anche in modo letterario Carlo Levi e a quant'altro in questi fenomeni fantastici. Lasciamo perdere. Come vedete, la galleria è attaccata ad una finestra, quella riga, diciamo, che noi vediamo, che arriva che arriva a progressiva 2000. Ci troviamo, quindi le formazioni sono scisti argillosi, dolomia farinosa, calcare marnosa, marnosi, dolomia, cosiddetta superiore, dolomia calcarea. Quindi le situazioni meccaniche di questo materiale sono dovute che all'inizio, nella parte iniziale qua, sono dovute a questa anticlinale che qui si vede, no? e che ha portato, e si vede insieme allo scorrimento sulla sottostante argilla, a una cataclisazione di tutto questo materiale, il che è importantissimo per la velocità di flusso delle acque che sono state poi studiate con Pietro. Quindi andando avanti vediamo questo è un dettaglio della tormentata geologia che interessa interessa i deposti alluvionali, interessa poi finalmente le scisti argillosi e poi la dolomia farinosa e i calcari, quindi tutti attraversati con sopra gli edifici, figuratevi, a 7 metri, edifici di fino a 11 piani, no? Che abbiamo preso e tenuto su, ma questo lo dico dopo. Questa sezione della galleria che procede fino alla sezione massima con tutto eccetera era prossimo ai 90 metri quadrati, e andando oltre, questo ne parleremo dopo, cioè anzi diciamo subito, il flusso di acqua era tale per cui i metodi tradizionali di preconsolidamento della roccia avvengono con centinerette di betoncino prima degli scudi dove è possibile applicarli, ma noi diciamo non riuscivamo a fare questa lavorazione per il flusso pazzesco di acqua che adesso vedremo nelle immagini. Quindi abbiamo inventato un mezzo scudo che veniva posto in opera, torniamo indietro sull'altra, era posto in opera con questa macchina speciale inventata da me, della Nova, dell'ingegnere De Angelis, che consente un immediato rivestimento prefabbricato della sezione.
no? E così avviene, possiamo andare avanti. Ecco, le formazioni geologiche attraversate. Le formazioni geologiche attraversate sono, ecco, questo abbiamo lo sovrascorrimento massiccio carbonatico sulle sciste argillosi, che questo movimento ha strappato, come dei refoli di sotto, di questa argilla, no? E immaginate qual è lo stato, il condizionamento e anche lo stato delle acque nei confronti della superficie di scorrimento laminate e argillificate. Andando oltre, vediamo qui un rigonfiamento dovuto alla parte più propriamente argillosa, uno squeezing della roccia che ha deformato le lastre, che però sono state ovviamente con le tutte iniezioni, chiodature e poi anello armato eccetera, sono state, hanno consentito di fare il rivestimento a galea, che è tuttora viva e vitale, ci passa all'alta velocità, senza che questo solo con i tecnici, senza la magistratura, cosa incredibile. Poi, andando avanti, vediamo, no, questo è quello di prima, ecco, vediamo la dolomia farinosa, tettonizzata, sotto l'influsso dell'acqua. Questa si disfa in una pasta, diciamo, che fluisce dall'avanzamento dentro la galea, quasi inarrestabile. Difficoltà enorme, siamo ritornati al legno, qui non c'è l'illustrazione, con i sacrosanti cunicoli che una volta si c'erano qui un minatore che erano capaci a farli e che adesso non ci sono più. Questo è lo stato caotico, diciamo, ci stiamo avvicinando ai calcari mannosi, alle dolomie superiori, no? E quindi c'è tutta questa mescolanza di strati, che però è una mescolanza non proprio del tutto dannosa, perché ha una certa omogeneità fin quando, diciamo, c'è una certa coesione, e questo dice lunga su certe cose che sono in atto adesso, dove eccetera eccetera. Poi andiamo avanti, questo qui invece stiamo attraversando, come dire, il piedritto dell'arco anticlinale, lo stiamo attraversando e portandoci nella dolomia superiore. Questa è una situazione molto delicata dal punto di vista dello stato della roccia, con delle applicazioni improvvise, veniva soprattutto questo passaggio anche tramite faglie, con applicazioni improvvise di carico anche di elementi di grosse dimensioni, di parecchi metri cubi, che in alcune circostanze sono riusciti addirittura a travolgere le lastre. Andiamo avanti. E questo è un cammino invece, un cammino sempre di una faglia con uno svuotamento, in genere poi anche improvviso. Sono stato molto fortunato nella mia vita, soprattutto in quella degli altri che se la sono salvata. Andando avanti, ecco, questo è un getto di acqua ancora morbida, sono solo 50-60 litri al secondo, che non sono pochi, intendiamoci bene, adesso sarebbero tali da fermare tutto con interventi di procure, giudici, gli ambientalisti eccetera, ma allora no, e non riuscivamo certamente a fermare con tutti i tentativi che abbiamo fatto. E andiamo avanti, la situazione avvicinandosi a maggiori coperture, un carico di 375 metri dei sondaggi che avevamo allora, attenzione, i carichi di allora, perché adesso si è abbassata la falda, no? Profili liquidi, qui c'erano circa, dietro sono io, circa 150 litri al secondo qua di acqua per ogni getto, fino a 7 metri di pressione. Andando oltre abbiamo, ecco, questo un getto, diciamo, tutelato dalle nostre ottime lastre. Dico tutto questo perché poi tutte queste immagini, queste vicende sono state tutte quante riassunte con Pietro, commentate, analizzate, velocità, flusso, chimismo, temperatura e quant'altro, e sono confluite in più pubblicazioni, tra cui questa delle memorie dell'Istituto di Geologia Applicata, che ritengo fondamentale su questi acquiferi. Andando ancora avanti, vediamo come stavamo lavorando e l'impossibilità che abbiamo avuto certamente di poter adottare metodi più consoni all'epoca.
Andando avanti ancora troviamo qui un passaggio improvviso di una faglia, che ha cambiato poi la natura del materiale, da una parte calcare marnosa e dolomia cataclasata, dall'altra parte dolomia più compatta. E qui c'è avuto un crollo, uno svuotamento di faglia alto 36,50 m, circa 40 metri, no? Con flusso di 8.000 metri cubi di materiale e con una venuta inizialmente di 1.200 litri al secondo, poi stabilizzatesi via via a 700, eccetera. Andiamo oltre, vediamo questa faglia, questa caverna di crollo, che è stato un fenomeno imponente che ci ha stupito, siamo rimasti ammirati di fronte a questo fenomeno naturale, con una difficoltà pazzesca di approccio, perché cadevano blocchi, scendeva acqua e tutto quanto. Abbiamo dovuto veramente fare appello a tutte le nostre risorse mentali e di osare molto. Come abbiamo fatto? A parte le tutele che subito sorvolo, abbiamo fatto un cunicolo in rimonta, quello che vedete, un cunicolo in rimonta per affacciarsi a vedere quello che era, per disgaggiare la volta e poi per fare, diciamo, un grande arco di scarico con sopra un cuscino di ammortizzamento delle possibili cadute. Andiamo oltre, abbiamo, adesso qui faccio un flash che è molto importante sul attraversamento della città di Salerno, sempre anche per confronto delle acque che poi hanno dato via tutta una serie di studi che sono anche qui riportati con Celico, e che appunto cosa ricomprende? Ricomprende la situazione che vi ho già detto prima, e che si tratta di sostenere questi edifici, cioè di rifare una città sotterranea che becchi tutte le fondazioni. Queste fondazioni vengono poi portate su delle strutture di pali radice e di terra armata sostanzialmente, tal da sostenere al di là della galleria di questi enormi edifici. Andiamo avanti, sempre con successo. Questo è venuto così a tutti i pilastri, fondazioni, tutto, perfino col contributo degli abitanti. Andiamo avanti, la fiducia è una gran cosa. Qui, in un tratto, siamo nella zona del convento dei frati Cappuccini e Michelangelo Schipa, sopra c'è un torrente, noi eravamo sotto 7 metri. Qui è una miscela di alluvioni e materiale piroclastico, e con l'acqua si sono sciolti. Allora come facciamo a passare di qua, che se c'era una subsidenza in superficie fino a 30 cm? E siamo ricorsi, facendo appello alla storia, cioè io mi ho ricordato che l'area pace di Roma era stata negli anni 30 portata alla luce tramite il congelamento, abbiamo rispolverato il congelamento, abbiamo fatto il congelamento. E quindi se andiamo avanti abbiamo congelato il terreno, vediamo qui una zona in mezzo agli edifici di Salerno, ospedale Riuniti, Cinema Apollo e dietro tutta un'infinità di edifici pazzeschi, abbiamo fatto il congelamento dei terreni. Per fare il congelamento dei terreni abbiamo dovuto, con metodi isotopi radioattivi, studiare la velocità delle acque, la densità e quant'altro che offriva i terreni per far riuscire ad avere il corpo gelato, no? Questi studi, iniziati con Cotecchia, Valentini, Tazzioli e Tadolini a Bari, sono stati presi poi in carico da Pietro Celico, che li ha approfonditi, li ha estesi e li ha applicati in vasto ambiente regionale, come compare sulle pubblicazioni questa ed altre. Quindi questo è stato, diciamo così, un riflesso di l'unico che ha approfondito il tema. I temi di tutte queste acque è stato proprio Pietro. Gli altri le hanno sono stati, non so, qui è venuto per anche ancora il mitico Desio a vedere questa, ma l'interpretazione è stata molto complessa. Devo dire che io sono 7 anni più anziano di Pietro, quindi eravamo tutti giovani ed entusiasti, perché eravamo trentenni e quindi era tutto un magma da districare. Andiamo avanti, ecco, questa è un'immagine
è un'immagine delle stelle di ghiaccio che sono formate l'unione dei tubi di connessione di tutti i tubi, eccetera, del necessario per produrre il corpo gelato. Poi, andando avanti ancora, quest'acqua che si stava stabilizzando in ordine di 500 litri al secondo, e adesso ce n'è ancora 350, era stupido buttarla via, è ovvio. Intanto quest'acqua, perché bisognava pomparla? Perché la galleria Santa Lucia cosa fa? Parte da Salerno, scende per prendere 7 metri, passare sotto gli edifici, poi risale. Noi mentre passavamo sotto la città di Salerno avanzavamo verso Nocera dalla finestra, cioè l'attacco intermedio progressivo 2080. Il punto basso era dove si raccoglieva tutta quest'acqua, dove si è pompata fuori. Quindi per possibile cosa che è avvenuto, mancanza di corrente, avevamo attrezzato dei gruppi generatori di 2000 kW la centrale, praticamente perdevamo la galleria. E allora diciamo, qui è venuto perché dobbiamo buttare via quest'acqua, intervento a Cassa Mezzogiorno, Pietro Celico, che allora era l'unica persona che aveva in mano tutto, con grande intelligenza, tutte le esperienze della Cassa Mezzogiorno, che ce n'erano un'infinità assoluta, che lui aveva lucrato, e discutevamo insieme, cioè questo lo mettiamo là, ci serve per trarre questo, trarre quell'altro ancora. E quindi questo, ho colto subito la bellezza della persona come intelligenza e di interesse appassionato, e quindi ci siamo intesi immediatamente. E qui quello che si trattava di fare era sollevare quest'acqua, no? In una centrale sollevamento, che poi è stata incorporata e sono autoincorporati col terminal dell'acquedotto Basso Sele. Poi, quindi abbiamo fatto, se andiamo avanti, questo è un tentativo per mettere, perché qui qualche ambientalista dice, ma come avete fermato tutta l'acqua, avete lasciato scendere, abbiamo fatto di tutto, iniezioni, questo, quello, quell'altro, e chi fermava quell'acqua? Nessuno, anzi abbiamo quasi inquinato la falda con iniezioni chimiche, quelle per motivi di appunto di temperatura e di velocità, non facevano presa. E allora c'è una restituzione di questi materiali inquinanti che poi finivano nelle acque pubbliche, e quindi non era possibile, non eravamo capati, allora non lo so poi adesso come si farebbe. Andiamo avanti. Questo qui è tutto il giornale dei lavori di tutta la frequenza, perché delle venute, delle progressive, dello stato della roccia, della temperatura dell'acqua, quelle cose lì che era fondamentale ovviamente avere come bagaglio, base di indagine. E questi sono gli studi poi prodotti da Celico e che sono in questa pubblicazione qui a nome di Celico, Civita, mio e di Nicotera, che riassume in buona parte tutti questi studi, che è molto molto interessante perché ha dei dati molto estesi su quello che l'ha portato alle sorgente, quello che è l'evoluzione del tempo, sul flusso delle acque proprio nella zona e il loro cambiamento permanente, anche addirittura con possibili diciamo inversioni di alimentazione, cosa molto molto interessante su questo fenomeno di carbonatico. Questo è un diagramma delle portate di tutta la galleria nel tempo, dove già si intravede gli effetti del terremoto e lo stabilizzarsi, perché dobbiamo fare, facciamo un acquedotto, costa miliardi, questo acquedotto avrà l'acqua che acqua è, e quindi dovevamo ben sapere cosa stava, adesso ho detto ben inciso, sta ancora diciamo alimentando la costiera amalfitana. Andiamo avanti. E questo è un altro, credo, studio del Trezio, no? del bilancio idrico, no? Che era cambiato evidentemente, ma
È molto interessante per vedere quello che erano le acque geologiche e quelle che erano le ricariche, le possibili ricariche dove queste acque andavano a finire, nelle sorgenti di prima e in quella che è la galleria sostitutiva. E, ecco, e poi nel 1980 cosa succede? Il terremoto. Noi ci siamo già accorti, io avevo informato Celico, che il regime delle acque dalle registrazioni non era più lo stesso e in alcune tanto le captazioni che abbiamo fatto sono 20 km di canalette al contorno della galleria, che non sono pochi, no? Per convogliare quest'acqua, togliere pressione alla galleria, perché non potevamo fare diversamente, e convogliarla e sollevarla. Che acqua era? Era un'acqua che appunto, come dico, è stata studiata. Quanto ne sarebbe rimasta? Benissimo. E allora c'erano tutte le registrazioni automatiche. In questa registrazione noi avevamo trovato della farina che veniva giù anche da fessure, che in qualsiasi opera c'è, e con anomalia, con un incremento inopinato di portata. Cosa che poi si è verificata dopo il sisma con lo stress della roccia che ha spremuto, come dire, la montagna. Se andiamo avanti, ecco, e questo qui, ritorniamo a quello che è stato poi la matrice della storia, perché nelle osservazioni fatte siamo andati a piedi a Senerchia, a Sella di Conza, Pavoncelli, da parte della piana di Nocera, nella tutta l'area interessata alla isosisma 7, che quindi parte dell'Irpinia, eccetera, con osservazioni, diciamo così, lui è uno scienziato, io ero, diciamo, un po', a questo punto ho diventato allievo, osservare questi fenomeni e gli studi che poi dovevano essere approfonditi e quindi che ha dato poi origine alla famosa carta idrogeologica. Questo per vedere l'importanza delle osservazioni che sono state fatte in macro, no? Quindi vediamo sotto in la Galleria Santa Lucia, questa qua, eccola qui, oddio buono, professore faccia l'operatore. Questa è la Galleria Santa Lucia, la finestra, questa qui, no? Le centrali di sollevamento, il pozzo che porta su l'acqua, qua, il pozzo quello lì, questo qua, il pozzo che porta l'acqua, oddio, torniamo indietro, il pozzo, eccolo qui, il pozzo. Che poi proseguito il dottorino piezometrico, anzi quello lì, questo qua, il posto è questo qui, che prosegue il dottorino piezometrico, queste sono le vasche del serbatoio, questi sono gli impianti di potabilizzazione con un bellissimo impianto di ozonizzazione, uno dei primi sono stati fatti, una seconda centrale di pompaggio che è qui, che è, dove è andata la freccia, che è qui, e no, che è qui, che è qua. Una seconda centrale pompaggio, un serbatoio a 384 metri con la condotta di avvicinamento per la costiera amalfitana. Sì. Allora, queste sono le osservazioni, qui sono tutte le elaborazioni scientifiche che vi lascio su questa pubblicazione, su quell'altra, sulle osservazioni, diciamo, sismiche, eccetera, eccetera. Quindi questo è il ricordo che ho di Pietro Celico, col quale ci accompagnavamo spesso anche a casa mia, e di cui parlavamo dell'acqua, di questo corpo acqua, che nel caso proprio dominare è corpo, e come tale va rispettato perché non ci procuri dei guai a noi, danni materiali e anche morali. Grazie. Qualcuno di voi ha sbagliato.
domani uno di voi sta fuori dall'Arabia Saudita. Ok? Responsabilità. C'è un ponte sulla Palermo-Messina, Palermo-Catania, che è crollato sull'altro.